Quarta corsa, cavalli di 2 anni sulla distanza del miglio, ritirata Clelia di Poggio, Comete LL, Candida del Sile, Calamity Vets, Charlie Deep, Corazon King, seconda linea, Chance K, Castaniga Light, Chantal del Ronco e Club Wise S. Macchina che stacca con la velocità iniziale di Charlie Deep, che conquista la testa nei confronti di Calamity Vets. In terza posizione, Candida del Sile. Numero 6, Corazon Key, squalificato. Corazon Key. Charlie Deep dunque in vantaggio. Numero 9, Chantal del Ronco, squalificato. Chantal del Ronco. Cavalli molto sgranati dopo 400 metri scarsi di gara, con Charlie Deep che conduce, completa 39 i primi 400 di gara. In seconda posizione si mantiene Calamity Vets davanti a Candida del Sile. Poi in quarta posizione c'è l'altra debuttante, Club Wise S. Via via gli altri. Intanto 47-3 per i 600 iniziali, con andatura ora molto ridotta da parte del leader. 16-4 il parziale. Charlie Deep non ha alcuna fretta e ora all'esterno muove Chance K. Dopo 800 metri di gara, Chance K avanza seguito da Comete LL a un paio di lunghezze. Avvicina così Charlie Deep e si arriva così all'altezza del chilometro con il leader che torna ad accelerare. Un parziale ora in 15,5, 1,18,4 per i 1000 metri iniziali. In seconda posizione sarà sotto Calamity Vezzi, invece cala Candida del Sile. Cala anche Chance K all'esterno, 400 alla conclusione con Charlie Deep lanciato in avanti. Seconda posizione per Calamity Vets, si è accodato in terza Chance K. Stacca a questo punto Charlie Deep, che ha una quindicina di metri all'ingresso in retta d'arrivo, li aumenta progressivamente. Charlie Deep nel finale accelera e vince in maniera molto molto convincente. Secondo posto per Calamity Vets, al terzo finisce Chance e K. 1,17,2 il ragguaglio finale. Roberto Vecchione a segno ancora come catch grazie a Charlie Deep per conto di Klaus Holm. La quota da favorito in chiusura 3,50. Andiamo a rivedere bel percorso di testa di Charlie Deep, che vince davvero bene bene. Il secondo posto per Calamity Vets, che ha seguito finché ha potuto il leader, mantenendo poi nettamente la seconda posizione davanti a Chance e K, che conferma così il buon debutto, conquistando la terza piazza. 5-3-7 l'arrivo della quarta corsa Arcoveggio.